Benvenuti in Meet & Match, siamo qui con Loreto Di Rienzo in The House in collaborazione con Linea Pelle. The House è un progetto dove in un laboratorio urbano a Milano tecnologie, creatività e materiali si incontrano. In questo caso io vorrei proprio rappresentarti una sperimentazione che noi abbiamo fatto. Siamo partiti dalla esigenza di una designer di realizzare un capo in pelle, ma che avesse dei volumi, delle morbidezze e che rappresentasse un po' un uso della pelle in maniera diversa, alternativa, che fungesse anche un po' da protezione. Con Mottapelli abbiamo studiato per esempio una pelle estremamente sottile, siamo nell'ordine dei 0,7-0,8 decimi. Uno degli altri materiali molto particolari, un materiale effettivamente alternativo che noi abbiamo deciso di utilizzare, è il neoprene, perché il neoprene ha una struttura molto morbida, una struttura alveolare, per quanto completamente diverso, parliamo di un materiale naturale come la pelle, un materiale estremamente artificiale come il neoprene, ma che può rappresentare bene i risultati di questo progetto. Il neoprene normalmente lo abbiamo utilizzato con il jersey, con dei tessuti sintetici, con dei poliuretani, addirittura abbiamo utilizzato il neoprene con degli spigati, cioè dei tessuti in lana, dei materiali in lana. Con la pelle non c'era mai capitato di utilizzarlo, però abbiamo visto che effettivamente il risultato può essere molto interessante. Abbiamo fatto dei piccoli test, quindi abbiamo unito la pelle con una licra sostanzialmente per dargli una finitura, perché il materiale direttamente non può lavorare da solo. Il primo problema è stato quello del collante da usare, perché comunque dovevamo usare un collante che desse la resistenza e la tenuta, e poi anche un collante che resistesse a degli stress, perché per esempio nelle borse il collante non deve irrigidire ma deve mantenere delle performance. Noi abbiamo unito il mondo della pelle con il mondo, diciamo, di materiali tecnici, questa era una felpa sempre in neoprene, per ottenere questo tipo di risultato. Noi abbiamo anche utilizzato per l'unione dei vari pezzi, diciamo, del capo, la termosaldatura, che come vedi dà un effetto praticamente quasi invisibile di unione. Che tipo di esigenze di stile possiamo risolvere alle aziende dell'abbigliamento e degli accessori con queste applicazioni? Le caratteristiche che noi riusciamo a garantire con questo tipo di combinazione sono quelle di avere intanto un prodotto che è estremamente leggero e anche la funzionalità della protezione, perché ovviamente il neoprene mi funge anche da ammortizzatore per quelli che possono essere degli urti, dei colpi. The House è a disposizione del mondo della creatività per interpretare, realizzare ed indagare quelli che sono i futuri della moda, cioè quelle che sono le esigenze nuove della moda in direzioni sia tecnologiche, sia di customizzazione, sia di sostenibilità. Ringraziamo The House per la presentazione e alla prossima tecnologia. Grazie, arrivederci.